E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Come già avrete capito dall'intro e dal titolo, oggi voglio parlarvi di iPhone 11 Pro Max. Prima di iniziare con il video, vi chiedo come sempre di supportare il mio canale lasciando un bel like a questo video, di iscrivervi al mio canale tramite il bottone qui sotto e di attivare la campanella delle notifiche. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, @EmilianoGarzia. Purtroppo non posso andare a togliere la pellicolina dello scatolo perché il negozio in cui l'ho acquistato ha insistito nell'aprirlo davanti a lui per verificare l'integrità dello schermo di questo telefono. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo subito all'unboxing. La prima cosa che salta all'occhio è il cambio di layout della scatola. Se andiamo infatti a fare un confronto con la scatola dell'iPhone XS Max, possiamo vedere che è cambiato sia il background della scatola che il modo in cui è rappresentato il nostro dispositivo. Infatti nell'iPhone XS Max il dispositivo è rappresentato di facciata, invece sullo scatolo dell'iPhone 11 Pro Max è rappresentato il retro del dispositivo. Su entrambe le scatole i dispositivi sono rappresentati leggermente in rilievo. Poi per quanto riguarda il resto le scatole sono identiche, sia per quanto riguarda la scritta il cui fonte è sempre lo stesso, cambia eventualmente il colore, sia per quanto riguarda il retro. Il mio iPhone XS Max è una versione da 512 GB, l'iPhone 11 Pro Max invece l'ho preso in una versione da 256 GB, perché ho effettuato un downgrade per quanto riguarda la capienza del dispositivo. 512 GB per un telefono sono veramente tantissimi e sono praticamente sprecati. Quindi credo che il taglio giusto per un iPhone, soprattutto per chi come me lo usa per lavorare, sia 256 GB, che comunque ci offre un'ottima capienza. Ma direi di non perdere altro tempo e di passare all'unboxing dell'iPhone 11 Pro Max. Qui abbiamo il telefono in colorazione verde opaca, a mio avviso bellissima, la più bella dei nuovi colori. All'interno della confezione abbiamo come sempre i manuali di istruzione con il pin per estrarre la scheda SIM e i maledettissimi adesivi bianchi, e potevi farli neri. Poi abbiamo il caricatore veloce e le nostre AirPods, il cavetto Lightning, USB-C Lightning. Ma andiamo adesso a rimuovere la pellicola. Sempre un benessere. Procediamo subito con la prima accensione. Mentre il dispositivo effettua la prima accensione, vi do un paio di informazioni tecniche. Innanzitutto, questo dispositivo viene venduto con iOS 13. Diagonale dello schermo è da 6,5 pollici, 1242x2688 pixel ed è OLED. La batteria è una 3969 mAh e monta un chip A13 Bionic con 4 GB di RAM. I materiali utilizzati per la costruzione di questo smartphone sono metallo per quanto riguarda la cornice esterna e il vetro per quanto riguarda il retro, quindi è possibile ricaricare questo telefono in maniera wireless. Bene, configurazione completata. L'iPhone 11 Pro Max viene venduto con la versione software 13.2 e la prima cosa che mi ha colpito è il grip migliorato rispetto ad iPhone XS Max. Questo anche grazie al retro opaco che permette un grip migliore rispetto ad iPhone XS Max, che ha il retro completamente in vetro lucido, quindi liscio. Rapporto dimensionale tra i due: le dimensioni dei due dispositivi sono praticamente identiche, sia per quanto riguarda la diagonale del display che per quanto riguarda lo spessore e le dimensioni dello schermo. Anche se notiamo che i bottoncini in iPhone 11 Pro Max sono spostati leggermente più in basso rispetto ad iPhone XS Max. Entrambi non hanno il jack per le cuffie, ma hanno il connettore Lightning. E sul retro possiamo notare
che Apple ha spostato il logo della mela leggermente più in basso e c'è stata la rimozione della scritta iPhone. L'altra differenza sono le fotocamere. Abbiamo 3 fotocamere su iPhone 11 Pro Max, mentre su iPhone XS Max ne abbiamo 2. Quindi la prima cosa da provare direi che è sicuramente il grand'angolo della nostra fotocamera, che ci permette di avere una visuale più ampia di ciò che stiamo inquadrando con il nostro telefonino. Ora voglio provare a rispondere a una domanda che sicuramente molti di voi si fanno. Conviene acquistare iPhone 11 Pro Max? Beh, la risposta è dipende. Dipende da molti fattori, perché cosa vi serve e come vi serve. Dipende anche moltissimo dal tipo di dispositivo che voi avete. Se avete iPhone X e iPhone XS, sia la versione normale che la versione Max, secondo me non conviene comprare iPhone 11 Pro Max, perché sostanzialmente le differenze ci sono, ma non sono così grandi da spingerci a fare il cambio di generazione, quindi passare da iPhone X, XS ad iPhone 11. Il discorso cambia qualora voi avete un iPhone 8, un iPhone 7 o un iPhone 6S. In quel caso là conviene passare, se avete una cosa di soldi da spendere, ad iPhone 11 Pro Max, perché le differenze là sono più marcate. Prima di tutto avete un cambio di design. Su iPhone 11 Pro Max infatti abbiamo un rapporto di riempimento della parte frontale del display pari quasi all'84%. Bene, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, cosa che mi renderebbe veramente molto felice. Supportate il mio canale iscrivendovi tramite il bottone qua sotto e attivando la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i miei prossimi video. E seguitemi su Instagram @EmilianoGarzia. Noi ci vediamo mercoledì sempre alle ore 16:30 qui sul mio canale. Ciao!